Io ho costruito un caseificio aziendale a partire dalle mie 8 mucche, 8 vacche di razza bruna alimentate a fieno. Io vengo dalle montagne del Trentino, 20 km a nord del lago di Garda, e qui ho la mia stalla, un pezzo di stalla resistente di famiglia, e lì ho l'allevamento. A 5 km poi ho uno stabile dove trasformo il latte, e qua ho la trasformazione e punto vendita. Siamo alle Terme di Comano, quindi è una zona turistica che mi permette di vendere abbastanza facilmente il mio prodotto in una stagione turistica abbastanza lunga. La mia esperienza parte dalla mia laurea in scienze di tecnologie animali, quindi la base tecnica l'avevo già. Poi mi sono formato andando a fare esperienze in alpeggio e in agriturismo, dove ho imparato sia ad affinare l'allevamento ma soprattutto la trasformazione. Poi ho imparato a redare un piano HACCP ed affinare anche le tecniche casearie e di vendita del prodotto. E le difficoltà che ho riscontrato sono state principalmente riguardo appunto agli aspetti burocratici e fiscali, fiscalità che si va ad aggiornare continuamente, ad esempio come è uscita adesso la fatturazione elettronica oppure i corrispettivi elettronici. E altre difficoltà sono appunto la vendita. Io vengo dalla parte agricola, quindi la vendita del prodotto è un aspetto che non era di famiglia ma che ho dovuto formare col tempo.